Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. La nostra Chiesa diocesana esprime oggi la propria gioia celebrando la Divina Maternità di Maria, Madre e Maestra della nostra comunità. La partecipazione a questa celebrazione significhi per noi tutti viva esperienza di fede e riconoscente impegno nella vita cristiana. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo una vera conversione del cuore, sorgente di comunione con Dio e con i fratelli. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Che togli
in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Signore, che per la Vergine Santa mirabilmente moltiplichi le tue grazie a salvezza dei popoli, a noi che lieti ricordiamo la sua verginità feconda, concedi di saziarci per sempre del suo frutto divino, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, cammina nella luce del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gioisco pienamente nel Signore. Gioisco pienamente nel Signore. Rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente nel Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la carità non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto.
abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso una regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha mandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
possiamo andare. Come sono belli i colori della riviera, i fiori, il cielo, il mare, il verde. Sono uno spettacolo. Eppure mi sembra che talora i colori si facciano un po' smorti, il cielo opaco, il mare imbronciato e il verde sembri un po' come stanco. Mi sembra che talora sulla bellezza della terra si depositi una specie di grigiore che può rendere la riviera addirittura un po' deprimente. E come sono belle le feste patronali e le processioni, che sono tradizione delle città della Liguria, espressione di devozione, di cultura, di folklore. Sono un momento intenso, sono un'occasione per celebrare l'identità della città e sentire l'appartenenza a un popolo, partecipare alla festa condivisa. Eppure mi sembra che talora nella processione e nelle feste si verifichi una specie di dispersione, di distacco. Coloro che si affaticano con passione per la preparazione sono così un po' amareggiati nel constatare che alcuni cittadini proprio il giorno della festa se ne vanno altrove e che molti se ne stiano ai bordi delle strade o intenti ad altro o volgano lo sguardo alle manifestazioni più per curiosità che per un senso di appartenenza. Cioè mi sembra di registrare una specie di dispersione. Come sono belli i canti della tradizione, quelli che si cantano in coro mettendoci l'anima, e le parole antiche e la musica che risuona nei cuori come una emozione commovente. Come sono belli i canti e come è bello cantare. Eppure mi sembra che i canti talvolta si alzino a fatica, e tanta gente ha dimenticato le parole e i cori procedano un po' in modo approssimativo e che si frantumi l'insieme in una specie di modesta gioia stentata. Di fronte a questa esperienza che mi sembra di constatare nelle nostre comunità di oggi, cioè di una specie di grigiore che spegne i colori, di una specie di dispersione che sembra dividere, allontanare dalla comunità, di una specie di gioia stentata. Mi sono proposto di scrivere il manuale delle feste di riviera dove è sempre primavera. È il primo capitolo del manuale delle feste cristiane in riviera, dove è sempre primavera, e il primo capitolo è intitolato Stupore. Il grigiore, infatti, è spesso più nell'occhio di chi guarda che nei colori della realtà. Lo sguardo della fede invece
supera il grigiore e rimane incantato nel riconoscere l'opera di Dio. Elisabetta è stupita dalla visita di Maria. Che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E Maria è stupita perché Dio ha guardato all'umiltà della sua serva. E i pellegrini che cantano con il salmo che abbiamo ascoltato, i pellegrini sono incantati dallo spettacolo della città santa. Dunque il primo capitolo, intitolato Stupore, mette in evidenza che lo sguardo della fede dimora nello stupore perché celebra la sproporzione tra Dio e la creatura. E nella sproporzione l'opera di Dio si manifesta nello sguardo amorevole che riempie di grazie la giovane donna di Nazaret. E così la madre del Signore si reca nella casa della madre del precursore. Questo è dunque il capitolo che ciascuno di noi deve scrivere. Contemplo le grandi cose che ha fatto in me l'Onnipotente. Dobbiamo invocare Maria perché ci insegni lo stupore dei credenti, quelli che guardano la realtà non per trovare conferme al loro pessimismo, ma per riconoscervi l'opera di Dio. Il rimedio al grigiore è lo stupore di chi sa leggere la sua vita e la vita del suo tempo come il tempo in cui Dio continua a operare ostinatamente per la salvezza di tutti. Il grigiore dipende dallo sguardo di chi non sa riconoscere l'opera di Dio. Perciò il primo capitolo, il primo compito da svolgere è domandarsi, riconoscere, stupirsi per l'opera di Dio nella mia vita, nella mia casa, nel mio tempo, nella mia storia. Il secondo capitolo di questo manuale delle feste cristiane di Riviera, dove è sempre primavera, è intitolato così: Camminano insieme i pellegrini della speranza. La parola di Dio che è stata annunciata insegna che il rimedio alla dispersione è il riconoscere di avere una terra promessa in cui addentrarsi, un monte su cui celebrare l'alleanza, convocati dal Signore. Secondo la parola del profeta, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore perché ci indichi le vie da seguire e possiamo camminare per i suoi sentieri. Camminare insieme verso la terra promessa, l'incontro con il Signore della vita. Questo camminare insieme configura una umanità nuova. Secondo la parola di Paolo, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Questo dunque è il capitolo che ciascuno di noi deve scrivere. Quale sia la mia risposta alla promessa di Dio e come questa promessa mi chiami ad essere pellegrino di speranza per essere protagonista di una nuova umanità. Il terzo capitolo di questo manuale delle feste cristiane di Riviera, dove è sempre primavera, si intitola L'esultanza.
Nella terra della gioia stentata e dei canti sgangherati, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Le piccole cose, gli adempimenti obbligatori, le consuetudini che si ripetono per inerzia, offrono piccole gioie stentate, frammenti di soddisfazione. Chi accoglie l'annunciazione degli angeli e si consegna perché si compia in lui, in lei, la parola del Signore, sperimenta invece la grande gioia, l'esultanza. Questo dunque il capitolo che ciascuno di noi deve scrivere. Quale annunciazione ho ricevuto per vivere tutta la vita nella misteriosa esultanza che riempie della gloria di Dio la vita quotidiana? La esultanza, come c'era nella casa di Nazareth, l'esultanza che abita nelle cose quotidiane, nei profumi di cucina, nei disagi dei viaggi, nella corrispondenza degli affetti, nell'enigmatica fragilità dell'amore, nella solitudine indesiderabile, nella compagnia insopportabile, eppure proprio lì c'è perfetta letizia. Ecco il capitolo che ciascuno di noi deve scrivere. Da dove viene questa esultanza che convive con tanti problemi e tante fatiche? Da dove viene questa esultanza? Viene dal fatto che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Dunque io ho pensato di scrivere questo manuale, però, come vedete, non ho scritto un granché, e perciò che dico affido a voi il compito di stendere questi tre capitoli, lo stupore, il camminare insieme e l'esultanza. Come ogni manuale, anche il manuale delle feste di cristiane in Riviera, dove è sempre primavera, si conclude, come è giusto, con una preghiera. Maria, sorella nell'inquietudine, non permettere che la noia abiti le nostre feste né la nostra vita. Insegnaci lo sguardo dello stupore. Maria, donna di Nazareth, donna del quotidiano trasfigurato, non permettere che la fatica del viaggio ci faccia dimenticare il fascino della meta. Donaci di essere popolo di pellegrini della speranza. Maria, patrona di Chiavari, di Montallegro, proteggi questa terra di Riviera da ogni pericolo e non permettere che viviamo senza fede. Rendici partecipi dell'esultanza che tu canti al cospetto dell'Altissimo e di tutte le sue creature, e la terra sia piena della gloria di Dio. Amen. Facendo nostro il Magnificat di Maria, invochiamo il Signore perché continui a dare compimento alle sue promesse nella Chiesa e nel mondo.
Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ti rendiamo grazie, Signore, per il ministero di Papa Francesco e di tutti i pastori della nostra Chiesa, affinché la comunione ecclesiale sia segno e strumento di salvezza per tutti coloro che abitano sul nostro territorio e nel mondo intero. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti delle nazioni, ricerchino sempre e comunque la vera pace fondata sulla giustizia e sulla vera libertà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché nelle nostre comunità ecclesiali si moltiplichino le anime giovanili capaci di corrispondere con generosità e nella fedeltà alla propria vocazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti gli ammalati di questo tempo, gli anziani, gli emarginati e i dimenticati, perché come Maria sappiano offrire la propria vita, la sofferenza e la preghiera a Cristo per la redenzione di tutti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la devozione a Maria, che da sempre ha segnato queste nostre terre, non si limiti a chiedere la sua protezione, ma assegni il primo posto all'imitazione delle sue virtù nella vita quotidiana. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che nel Cristo nato dalla Vergine Maria hai dato compimento alle promesse antiche, concedi anche a noi di essere messaggeri della speranza che Maria cantò nella gioia dello Spirito Santo per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci soccorra, o Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì ma consacrò l'integrità della Madre. Ci liberi da ogni colpa e ti renda gradito il nostro sacrificio, la mediazione di Cristo Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancora più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio, Gesù Cristo. Signore nostro, in Lui le schiere degli angeli uniti in eterna esultanza adorano la Tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammetti alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Mentre preghiamo come Gesù ci ha insegnato, sentiamo che in queste feste patronali partecipano con noi tutti quelli che ci hanno insegnato a pregare: i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri preti, le nostre suore, i catechisti, le catechiste, tutti coloro che ci hanno portato quella tradizione di fede di cui viviamo. Sentiamo che la nostra assemblea comprende tante persone già alla presenza di Dio e tante altre persone a cui vogliamo bene, che ci hanno aiutato e insegnato a pregare, mentre diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto, guidaci, Signore, alla vita eterna, insieme con la semprevergine Maria, che veneriamo Madre del Cristo e Madre della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Questa sera alle ore 21, l'inizio della solenne processione. Desidero esprimere la mia gratitudine per questo invito a presiedere questa celebrazione, poi partecipare alla processione di questa sera. È una festa questa di cui ho sentito sempre parlare come di un momento così significativo per Chiavari e una devozione a Maria che è così caratteristica per questa terra. Sempre naturalmente il Vescovo Corrado, che abbiamo la grazia di accogliere tra i Vescovi Lombardi, esalta ecco questa festa e loro ho detto bisogna che vada a vedere, perché insomma se è una cosa così importante il Vescovo Giampio mi ha dato questo onore di venire. Ecco, quindi desidero ringraziare di cuore per questo invito, desidero ringraziare anche tutti gli abitanti di Chiavari e della Riviera, perché so che voi considerate e accogliete con un po' di benevolenza, ma insomma sentendo che i milanesi che calano giù a godere il vostro mare insomma sono anche un po' magari fastidiosi. Ecco, noi milanesi siamo sempre un po' umili, però insomma anche con l'idea di non curarci di dare troppo fastidio. Ecco, quindi vi ringrazio della vostra benevolenza verso noi poveri abitanti delle Gallie là in mezzo alle nebbie, e quindi qui almeno c'è un po' di sole. Naturalmente non ho la pretesa di avervi dato dei compiti da fare, ecco il manuale che dovete scrivere, però questo sì, questo dovete scriverlo, ecco, e quindi mi raccomando di scrivere questi capitoli dello stupore, del camminare insieme, dell'esultanza, e poi consegnerete il lavoro magari a Vescovo Corrado, che me lo porterà quando sarà pronto. Ecco, quindi io adesso invoco per tutti voi e per le autorità qui presenti che hanno a cuore il bene comune di tutta la città e rappresentano anche con la loro partecipazione il senso, anche l'importanza civile, ecco, di questo momento di fede. Per tutti voi invoco la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci inchiniamo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. E tutti voi che celebrate con fede la festa di Maria Santissima dell'Orto, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Thank you.